Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui oggi con Crash Bandicoot Insane Trilogy, rimasterizzazione di questi tre capitoli di Crash Bandicoot. Come potete vedere, c'è Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 e Crash Bandicoot Warped. Oggi partiamo con il primissimo capitolo. Voi come sempre fatemi sapere la vostra. Andremo a dare un'occhiatina a questi titoli, a farli completi? Non lo so, vedremo strada facendo, quindi in base anche al vostro feedback. Partiamo subito con il primo capitolo, con questo primissimo episodio. Noi Crash l'avevamo già visto in una retro live, il primo capitolo. Vi vado subito a dire che io aspettavo tantissimo questa rimasterizzazione. Perché? Perché all'epoca su PlayStation 1 è una serie che non giocai, lo so, una grandissima pecca. Una grandissima pecca, però. Non sappiamo perché non ha funzionato in passato. Sciocco! Questo Bandicoot sarà il mio generale e guiderà le mie truppe Cortex alla conquista del mondo. La vittoria sarà mia. E ora ci siamo. Presto, nel vortice. Cortex? Il vortice non è pronto. Non abbiamo idea di che cosa succederebbe. Ennesimo fallimento. Catturatelo! Preparate il Bandicoot femmina. Ok, caricamento Insanity Beach. Come detto, è una mia pecca quella di non aver giocato all'epoca i Crash. Poi in realtà nel tempo non li ho recuperati per questioni tempistiche e altro. Quindi aspettavo tantissimo questa rimasterizzazione che oggi andiamo ad esplorare. Allora, fatemi vedere un attimo i tasti. Ok, possiamo partire, quindi abbiate pazienza, farò delle grandissime cagate con molta probabilità. Già ricordo che nella retro live, ah ok, ce l'ha detto adesso i comandi, ero molto malissimo in diverse situazioni, soprattutto in queste zone dove la prospettiva mi ha sempre fregato male. E quindi mi ritrovavo a morire malissimo nel... Aspetti, bam. Recuperiamo anche la meluccia. Olè. Aspetta, mi ha fatto... No, maledizione. Sono giocati un po' di melucce. Penso lanciando... Ok. Andiamo... Cercando di non far troppi danni, come cercando di non perdere troppe vite, cosa possibilissima per quanto mi riguarda. Ah ok, adesso siamo immortali, come ci aveva detto, come ci aveva detto, come abbiamo detto all'inizio, tra l'altro. Nel menu non so se c'era già nella registrazione, tra i suggerimenti di gioco. Andiamo qua, una delle due, bam. Olè. Aspetta che non vedo dove siamo. Allora, cerchiamo di morire malissimo qui. Beh, ho detto la prospettiva mi frega. 39 su 49. E se tipo torno indietro, ho la possibilità di morire male, dite? Secondo me sì. Ok. Evitiamo di morire male. Va bene, va bene. Non so quanto durerà. Ok. È mancato 10 casse addirittura? Ma erano tutte dall'altro lato o proprio le ho perse io malamente? Va bene, comunque. Non è per completismo che... Andiamo a bomba, ma... Vediamo, come detto, io ho la curiosità di giocarlo. Non vi aspettate... la perfezione perché non ci sarà. Ok, seleziona... Possiamo anche salvare eventualmente. Ok, slot automatico. Andiamo anche con un altro salvataggio. Non si sa mai.
Ok, perfetto, andiamo al prossimo livello. Come detto, non farò video magari lunghissimi e per quanto riguarda il proseguio vedrò anche in base al vostro feedback, cioè se interessa, se garba o meno, altrimenti me lo giocherò per conto mio, quindi fatemi sap se vi può interessare o meno, anche perché sono tutti e tre i capitoli, nel caso ci rigiocheremo tutte e tre se proseguiamo. Quindi... questa la evitiamo eventualmente. Olè. Non so se andare troppo a bomba, molti di voi, sicuramente chi l'avrà giocato mille mila volte, potrebbe mettersi le mani nei capelli, ma io me la faccio un po' con calma, abbiate pazienza. Ma... se no moriamo veramente malissimo. Quindi. Questa ce la recuperiamo. E... aspetta che... non vedo... ok, ah aspetta, ce l'abbiamo. Dai che siamo immortali. La sfruttiamo adesso questa cosa. Uppela. Vai, vai, così. Di prepotenza. Aspetta. Uppela, uppela, uppela. Rischio, rischio. Ecco, andare troppo a bomba per me non è una... ah, qua dovremmo cercare di prendere quella centrale senza far, ecco, senza fare questa cosa eventualmente. Ci sono sicuramente tecniche sportiveggianti, noi l'abbiamo mancata la tecnica sportiveggiante in questo caso. Preferisco sempre saltare perché con la, con questa qui a volte facciamo sparare via ste cose, quindi questo serve per zona bonus. Moriremo malissimo, ma abbiamo tempo a disposizione, possiamo farla con calma. Come 5-5-22, ma si è ciullato. Ok, va bene. Allora, occhio. Attenzione. Attenzione alla prospettiva. E là. Occhio. Scusi. Qua vabbè, ce ne mancavano 4. Ne abbiamo saltate 4. Va bene, va bene. 4K, è meglio di prima però, è meglio di prima. Probabilmente erano da qualche lato lì sui rotelloni, con ogni probabilità, ma ci può stare, ci può stare. Anche per quanto riguarda la durata dei video, come vi dicevo, vorrei farli non troppo lunghi, poi magari mi regolerò in base anche a... quanto mi cinfognerò. Voi nel caso... allora, qua vado sempre a risalvare anche qui, onestamente... sovrascrive, bellissima la memory card. Bei tempi. Non per la memory card, ma per tutto. Ricordo con estremo piacere il periodo passato con la PlayStation 1. E, vi dicevo, poi magari potrò postarvene eventualmente anche più di uno al giorno, in orari un po' diversi. Voi controllate, vi faccio sempre la playlist, vedete la playlist, controllatela periodicamente se magari vi siete persi qualcosa. Controllate anche gli episodi, perché capita spesso che magari se ne posto in orari diversi magari vi perdete un video e andate avanti per la serie saltandone uno. Quindi tieni prima. Ah, ok. Ok. C'è su macello, qua abbiamo rischiato tantissimo. Là. Scusi. Allora qua. Ah, ok, quindi. Olè. Attenzione alla scimmia. Dobbiamo spararla via la scimmia. Spero. Oppa. Questo. Tipo. Ah, allora. Bam. Qua abbiamo avuto abbastanza culo.
lì sopra. Aspetta. Siamo calmi. Ma che cazzo? Aspettate che ho problemi di prospettiva veramente importanti. Abbiamo seccato la scimmia di qua, non lo so, non credo. Opa. No, ho sbagliato. Cazzo. Questa stronzata là. Oh, ti mortacci tu. Via. Sarebbe bene dare una bella occhiata anche più avanti e non far cagare come ho fatto prima. Prende le mele, prende le mele. Si sguiscia qua, attenzione. Scusi. Via. Ah, cazzo. Attenzione. Attenzione che qua meglio. Ecco, qua ce la siamo saltata. No, in realtà no, ce n'era un'altra qui. Quindi possiamo andare nel livello bonus. Siamo giunti, mettiamo attenzione per... Occhia capocciata, no. Qua ci spacchiamo la testa o prendiamo qualcosa, onestamente. Kaiser. Questo possiamo, no? 7 su 11, ci siamo giocati un bel po' di roba in realtà. Sì. Cioè ci siamo giocati un paio di casse. Una era quella lì, ok. Comunque sta di fatto che proviamo. Oh. E sbam. Ok. Va bene, ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Abbiamo mancato un quantitativo di casse che gli ha fatto un trauma cranico come se non ci fosse un domani. Bene così, bene così. Ottima cosa. Vai, vai, andiamo al prossimo step. Un altro ci esce, dai. Come sempre una salvatina ce la diamo, almeno in questi casi. Poi magari se vogliamo recuperare qualcosa, vabbè che si può fare tranquillamente, però non si sa mai. Sì, sovrascriviamo, dai. Ole. Boulders. E come detto, fatemi sapere anche quanti di voi l'hanno giocato, quanti ne avete giocati. Come detto, io recupero adesso, meglio tardi che mai, come si dice, meglio tardi che mai. E... aspetta, mi sa che qua è possibile che me la ricordi questa che l'avevamo fatta in live e che era morto malissimo. Sì. Qua arrivano i danni. Perché vabbè, ho sbagliato, giustamente. Sì, qua me li ricordo i vari danni fatti in live. Ole. Merda. Occhio. Ok, per un pelo. Ci stiamo mettendo in una situazione abbastanza critica. Moriremo malissimo qui, lo dico già da subito. Almeno un po' di menucce le prendiamo, le casse sti Kaiser. Occhio. Attenzione. Damose. Olè. Ah, ok, vabbè. Ce l'abbiamo fatta. Ci siamo persi un bel po' di robe, presumibilmente. Perfetto, 9% completato. Ok. Sì, ci siamo persi un bel po' di robe. Le casse abbiamo avuto... le abbiamo proprio saltate a pie pari, però. Ci può stare. Ci potrebbe anche non stare, però, in questo caso. C'è stato.
Dai, facciamocene un altro, via. Upstream. Vediamo un po'. Poi quando inizieremo a morire male ci sarà da ridere, eh? Per voi da ridere, per me da piangere probabilmente, ma... ma ci sta, ci sta. Un po' di sfida, un po' di sfiga, ci sta. Sì, anche qui credo di essere morto malissimo. Cioè, non me le ricordo le... ricordo solo che ero morto malissimo in alcune situazioni. Occhio al pesce bastardo là sotto, questo non ricordo. Comunque, visivamente... ci sta, ci sta. Mi garba come è stato... aspetta, ce la facciamo, attenzione! Occhio qua. Aspetta, cazzo, la prospettiva... è la prospettiva che ci frega ogni tanto. Prendiamo questa. E qua dobbiamo avere una tempistica giusta o sbaglio? Ok. A posto così. No! Cazzo! Perché non volevo perdere tempo qua, onestamente. Però ho perso la vita, quindi era meglio perdere tempo e non perdere la vita, effettivamente. Perché poi non bisogna farsi prendere troppo dalla foga di voler andare avanti e magari fare ste cagate. Aspettiamo che ritorni. Se no rischiamo solo di perdere vite così a gratis. State calmi. Aspetta che qua doppia combo di mangiate. Ok. Ok. Ok, stiamo calmi. Via l'ultima, così facciamo anche il livello bonus senza morire, magari per entrare nel livello bonus sarebbe il massimo. Qua. Aspetta che qua non ci arriveremo mai più. Vabbè, sì. Sì, sì, facendo così. Occhio. Ok. Dai, dai, stavolta ci abbiamo fatto, ragionando un po' di più, andando con calma e circospezione. Ritorniamo ad upstream. E posso aspettare qui direttamente. Oppela. Senti il sound, poi senti il sound. Dove va? Attenzione. Occhio. 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 Ole. Va bene, anche questa è fatta. Siamo sulla... perse tre casse e abbiamo perso una vita anche da pirla. Però, vabbè. Ci poteva stare, ci poteva stare. Comunque ragazzi, io a questo punto, con questo primo episodio, direi di salutarci qui. Mi raccomando, voi fatemi sapere la vostra. Nel caso lasciate un like, condividete per supportare il canale, la serie. Seguitemi sulla pagina Facebook, su Twitch per le live, sul secondo canale, Instagram, eccetera. Trovate tutti i link in descrizione. E come detto, fatemi sapere la vostra su questa serie, se la volete vedere o meno. Io poi mi regolerò in base anche a... come vedo, se vi interessa o meno, se può garbare o meno, ce li potremmo anche fare un po' tutti e tre questi capitoli. Comunque, per il momento mi garbo. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Un saluto a tutti da quel tale Ale.